E ciao ragazzi, sono Marti, Dragon State TV. Siamo qui in un nuovissimo video di Clash Royale. Signori, le novità non sono ancora finite, ragazzi, da questo aggiornamento di Clash Royale, perché oggi ho delle... iPad caduto. Ho delle novità, ragazzuoli, per voi. Allora, siamo intanto qui su Clash Royale. Aspettate che prendo questo baule qui. Come sapete, negli scorsi video abbiamo parlato di bauli gratuiti, perché sono scomparsi. Come vedete, in realtà non sono scomparsi, ma ho spiegato il motivo. Ed eccoli infatti qua, che appaiono adesso come missioni. Ormai ve l'avrò detto tante di quelle volte. E l'altra novità, sempre nello scorso video, era invece riguardante il barile goblin, ragazzi, nella touchdown che è stata rimossa. Raga, allora, andiamo un attimino a guardare quindi la novità di questo video di oggi. Passiamo però, ragazzi, nello store. In questo caso io sono su Apple. Perché vi dico questo? Perché aprendo l'Apple Store, sono su iPad in questo caso, e scorrendo fino a quando non troviamo quell'immagine delle novità di Clash Royale, ci sono delle cose, ragazzi, che in realtà forse non sapevate. Io sinceramente non le sapevo. Eccoci qua, nuovi contenuti, scopri tutte le novità di Clash Royale. Ci andiamo quindi a premere sopra, ragazzi. Abbiamo una descrizione delle novità del gioco, oltre chiaramente a tutto un riassunto dell'update. Ma quali sono queste novità in arrivo che a noi ci interessano? Si tratta degli eventi Corsa all'oro, Corsa alle gemme, e poi parleremo anche, signori, della nuova modalità specchio, ok? Quella sfida in cui avremo lo stesso deck del nostro giocatore nemico. Dunque, ragazzi, cominciamo immediatamente a guardare un attimino queste due piccole novità e poi andiamo a farci qualche touchdown. Allora, gli eventi Corsa all'oro e Corsa alle gemme saranno disponibili per un periodo limitato, attenzione, nel pulsante principale della battaglia 1 contro 1, perché molti mi state chiedendo, prima la domanda era perché non c'ho più i bauli gratuiti, adesso invece la domanda è: ma questa Corsa all'oro quando esce? E anche la Corsa alle gemme. E dunque sappiamo già che sarà un periodo limitato in cui avremo questi due eventi, ok? Quindi per un limitato tempo avremo questo evento Corsa all'oro, e dopodiché sempre per un determinato tempo avremo questa Corsa alle gemme. Scendi nell'arena quando la modalità corsa è attiva, e mentre giochi cadrà dal cielo una pioggia di oro e gemme bonus, e quando abbatterai una torre incasserai altre ricompense extra. Qui, ragazzi, abbiamo una novità, in realtà una novità. Noi sapevamo che distruggendo le tre torri dell'avversario ci dava, signori, dell'oro. Quindi distruggendo la prima avevamo 100 di oro, la seconda torre distrutta 200 di oro, siamo a 300, e l'ultima torre del re ci dava altri 300 di oro, con un totale di 600. Ma a quanto pare dalla descrizione qui sembra che Supercell ci sveli qualcosina in più, ovvero che mentre giocheremo avremo dell'oro e delle gemme bonus, ragazzi, quindi oro e gemme gratis in più, a quanto pare, oltre a quelle ottenute effettivamente distruggendo le torri. Vi piace questa cosa? Commentino qua sotto, ragazzi, con hashtag oro gemme, tutti quanti qua sotto. Ma passiamo invece adesso all'altra novità: più missioni più ricompense. Qui ormai sappiamo come funzionano le quest e le missioni. E l'altra novità, ragazzi, è questa qui: battaglie specchio, eventi e molto altro. Dal 16 al 19 ottobre, attenzione, quindi Supercell ci svela che da domani al 19 ci sarà qualcosa, sarà disponibile la nuova battaglia specchio, che renderà le tue carte identiche a quelle dell'avversario. Quindi sia io che il nemico, stesso identico deck, e dovrebbe essere anche la stessa identica rotazione. Quindi le mie prime 4 carte saranno, quando inizia la battaglia, saranno identiche, da quel che ho capito, anche a quelle del nostro avversario. E qui, ragazzi, ripeto ancora una volta, come già vi avevo detto in uno scorso video, non avremo più modo di lamentarci se andremo a perdere, perché qui chiaramente conterà moltissimo come giocheremo le nostre carte, quali posizioneremo per primo, eccetera eccetera. Tornei poi cambierà il nome in eventi e ospiterà sfide speciali. In negozio infine troverai nuovi potenziamenti per un periodo limitato. E questo, ragazzi, è la novità in arrivo su Clash Royale. E questo, ragazzi, è un riassunto delle novità in arrivo che forse non sapevate. Quindi anche qui spero di aver risposto a tutti quelli che mi stanno chiedendo: ma dov'è la corsa all'oro e la corsa alle gemme? E dunque, ragazzi, ecco fatto. Allora, facciamoci un piccolo sfida di touchdown, giusto per terminare il video. Oh, non c'ho gemme. Non ci credo. Ci siamo, ragazzi, eccoci qua, partitozza, touchdown di nuovo. Siamo con destra 0-4, attenzione. Allora, aspettiamo un pochino, vediamo quali carte si prendono i nemici. Attenzione, quelle prime quattro carte scaricano la strega e hanno il mastino lavico. Quindi direi che un bel maghetto in questo caso ci può stare, magari accompagnato anche al nostro golem, in effetti. Abbiamo un gigante royale, abbiamo la clonazione, direi che sì. Proviamo a prenderci la clonazione, ragazzi, così
se riusciamo, se ci va bene, potremmo riuscire a clonare il golem. Allora, una bella, vediamo, mega sgar assolutamente, perché quel mastino potrebbe essere problematico. Potremmo utilizzare la principessa in questo caso, potremmo, però direi che un bel moschettiere ha dei danni migliori, anche perché abbiamo la tronco. Siamo prontissimi ragazzi, via con questo touchdown, dai! Eccoci qua signori, siamo prontissimi. Touchdown strategica 2 vs 2. Sfischia quindi il goblin, subito pollicione in su, intanto destra 0-4. E siamo pronti raga, siamo pronti, abbiamo quindi questa lapide prontissima da schierare. Vediamo un po' se mette l'arco X, no, sì, sembra di sì, ok. Allora ci mettiamo di qua la lapide raga, ci mettiamo di qua la lapide in questo modo, di qua invece ci mettiamo il moschettiere. Ci prepariamo intanto, subito un mega sgarro, arriva un domatore cattivissimo, guardatelo. Guardatelo, ovviamente riusciamo a fermare anche di poco. Attenzione, meno male ragazzi, meno male, attenzione. Intanto ci mettiamo anche un bella rete da battaglia, visto che comunque il nostro arco X sta funzionando alla grande. Ragazzi, proviamoci, ci provo, vediamo se ce la facciamo. Ci provo, ragazzi, ci provo. Facciamo così. Così abbiamo anche ulteriori truppe. Attenzione, c'ha le frecce. C'ha le frecce, ma ragazzi, il mio principe, potremmo riuscire, ragazzi, ad arrivarci. Potremmo riuscire, grazie anche al numero di truppe clonate, ragazzi, di poco. Attenzione, ci sono anche quelli, quei pipistrelli, meglio che non spreco adesso la veleno, meglio di no, direi. Intanto ci mette di là il boia, perfettissimo, ok? Mentre di qua ci mettiamo un bello stregone in questa maniera. Di qua ancora una volta la lapide, ragazzi. Avete visto che la lapide è molto, molto buona in questa modalità. Quelle scheletrini lì che a volte potrebbe capitarvi di non accorgervene, e sbebem, lo scheletrino ci arriva fino in fondo. Intanto un maghetto lì, grandissimo, intanto ci mettiamo un mega sgarro di qua ragazzi. Vediamo cosa succede, ci mettiamo anche la rete da battaglia, vediamo se riesco a utilizzare ancora la clone, anche se purtroppo non ho ancora 3 di Lisir, ma intanto intelligente, destra 0-4 dall'altra parte signori, in quest'altro modo. Vediamo ragazzi, voglio assolutamente clonare il principe, via. ce la facciamo tranquillamente. 1-0, ottima partitina. Ok, continuiamo quindi con il secondo round. Fischia quindi il goblin, attenzione, buona fortuna. Andiamo avanti. Allora, non ho ancora utilizzato tra l'altro il mini pecca, attenzione. Allora, ci metto qua il mio moschettiere, non mettere niente. Sì, anzi, ci mettiamo qua ragazzi la lapide. Intanto mette l'arco X, attenzione che si spawna di là. Ok, in questo caso direi che 4, 5, 6, 7. Un bel 7 di Elisir su quel cannone potrebbe essere utile. Vediamo se riusciamo a togliere lo scudo chiaramente del cannone. Riusciamo anche a farlo fuori addirittura. Dai, sbam, l'ultimo colpo. Bravissimo pecca, mini pecca. Intanto ci mando anche l'ariete ragazzi. Ci mando anche l'ariete, cioè, ci metto anche qua l'avveleno in questo modo, sbam. Ok, abbiamo anche la tronco in aiuto. Gli scheletrini della strega non ci arrivano chiaramente. Intanto ottimo quel minatore che aiuta tantissimo ragazzi. Touchdown epico, 37 secondi ancora al termine della battaglia. Ottimi round, grande. Ok, andiamo avanti. Allora, stregone, siamo prontissimi. Ok, questa volta si la gioca dura, vedo. Intanto ci metto di qua una lapide in questo modo. Ci tocca mettere anche il mega sgarro. Ok, intanto di là il principe. Non so se questa volta riusciremo, ragazzi. Dovremmo riuscire a provare. No! Ragazzi, qui ci va. Bisogna andarci veloci. Il più veloce ci arriva. Basta che non faccia fuori quell'arco X, ragazzi, siamo a posto. Intanto ci mettiamo la clone di qua, ragazzuoli, in questo modo. Guardate, ragazzi, la rete da battaglia clonato che ci arriva forse fin là. Intanto anche una veleno di lì. Dai. Ragazzi, veleno che ci porta al touchdown. No, non ci credo. Non ci credo cosa è successo, ragazzi. Cosa è successo? Però comunque il tempo stava terminando. Non me ne sono neanche accorto. Che partita molto, molto interessante. Un'altra partitina ragazzi dopo quella di prima, molto molto interessante con destra. Attenzione, siamo con Peter Master. Ci scegliamo gli scheletrini assolutamente. Abbiamo il golem, perfetto. Abbiamo il golem, quindi un bel bombarolo su quelle carte goblin del nemico. Direi che ci sta tantissimo. Anche una bella freccia, arco X, no, meglio arco X in questo caso. Direi che un bel arco X in difesa, visto che ho preso carte, ho 4 carte per il momento che costano veramente poco, potrebbe andarci bene. Prontissimi ragazzi, comincia la partita, via. Intanto ringrazio a Peter Master. Mettiamo gigante o ancora no? No, ci mettiamo qua gli arcieri un attimino. Ci piazziamo già ragazzi l'arco X in quest'altro modo, così quella principessina lì, quella strega anzi, avrà dei problemi. Intanto una tronco molto buona. Ragazzi, attenzione, macchina volante da parte del nemico. Meno male che abbiamo qualche pipistrello, quindi dalla strega notturna qualche truppa volante sicuramente ci sarà d'aiuto. Intanto attenzione, cosa succede lì? Ok, meno male abbiamo un moschettiere, perfettissimo. Ragazzi, direi che da questa parte potremmo attaccare con un bel gigante. Ho sprecato tanto elisir, non ne ho più, ma dovremmo riuscire a reggere.
qualche breve push per il momento. Tanto quello stregone purtroppo mi sa che mi becca. Sì, ovviamente il mio moschettiere, attenzione, no, non mi becca. Ragazzi, frecce, predict incredibile. Attenzione, bella giocata, perfetto. Attenzione però di là, perché abbiamo quel piccolo spiritello che è bravo con quegli altri, con l'altra truppa. Perfetto ragazzi, dai che il gigante ci arriva. Vai gigante, ti prego, vai, vai, vai. Cosa è successo ragazzi, cosa è successo? Mi tocca fare così, mi tocca fare così. Attenzione, intanto mi becca malissimo. Intanto di qua un bello stregone di ghiaccio. Attenzione, la principessa meno male è ancora viva. Non so se ce la faremo ragazzi a prendere quella mongolfiera con... Ok, c'è un maghetto, bravo. Bravo Peter Master, dai, dai, dai. Intanto ci metto quali scheletrini sotto la mongolfiera. Vediamo se riescono ad arrivare fino alla meta, anche se non credo. Vediamo, vediamo. Intanto abbiamo anche le nostre frecce di qua. Non so se utilizzare, no, le volevo utilizzare in realtà, però non ero ancora sicuro. Devo dirlo che non ero ancora sicuro. Intanto uno spirito di qua che mi becca. Intanto ci mettiamo qua un arco X assolutamente in difesa, ci serve qualcosa. Intanto siamo a 1 minuto e 14 secondi. Ancora nessuno ha segnato una corona, un touchdown. Quindi raga, quindi un bel gigantozzo direi che è obbligatorio. Direi un bel gigantozzo in realtà. Però non voglio sprecare troppo elisir. Aspettiamo un attimino perché tra poco manderà il domatore. Ma comunque abbiamo la lapide, quindi direi che possiamo procedere in realtà. Ci mettiamo dietro il bombarolo, così i goblin non dovrebbero darci chissà quale fastidio. Ci mettiamo anche i pipistrelli in questo modo. Ecco qua il bombarolo che comincia a fare il suo lavoretto. Intanto ragazzi, un bel frecciozza più tronco. Mamma mia, incredibile. Dai che forse ci arriviamo, dai. Ci arriviamo, ci arriviamo. Dai che ci arriviamo col gigante questa volta. Dai, dai. No, manda anche lo spirito. No, purtroppo non ce la famo. Però attenzione perché di là c'è qualcosa di interessante, eh. Intanto il maghetto purtroppo litiga con quel cavaliere. Attenzione al moschettiere di là di poco, anche lui. Anche lui ragazzi, ce la facevo di poco. Ok, è ora di attaccare di là con il gigante. Dai, via con il gigante. No, purtroppo non c'ho le frecce, quindi meglio aspettare. Altrimenti questo ci pusha e ragazzi siamo nei casini. Intanto infatti guardate lì quanta roba c'è. Benissimo, benissimo ragazzi, la tronco. Intanto mancano 10 secondi. Ancora non è successo un bel niente. Attenzione però lì c'è un domatore cattivissimo. Ci mettiamo qua ragazzi gli arcieri. Ragazzi in difesa stiamo andando veramente alla grande. Ottimo, ottima, la lapide viene colpita. Sì, viene colpita purtroppo. Raga, un bel gigantozzo con ancora una volta un bombarolo ci potrebbe stare, eh. Vediamo, però qui c'è troppo casino. Quindi facciamo così. Facciamo così assolutamente. Poi di qua uno stregone di ghiaccio. Assolutamente. Intanto di là ragazzi attenzione perché abbiamo un domatore. No raga, questi ci segnano. Questi ci segnano. Ci segnano assolutamente. Ci segnano. Raga, ci segnano. Attenzione. Dai, metti la... Che cosa è successo? Niente raga, questa purtroppo la perdiamo 1-0, no. Vabbè, fa niente. È stato comunque un match molto divertente ed impegnativo. Dunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel commentino qua se vi è piaciuto. E noi signori ci vediamo al prossimo video. Non mancate, ciao.